In questo video vi mostro come installare il Google Play Store sulla parte Android di questa RG353V di Umbernic, subito dopo la sigla. Ciao amici, benvenuti qui sul canale. Allora oggi andremo a vedere, soprattutto dopo la recensione di questa console, dopo averla modificata con Gel OS, come andare ad installare il Google Play Store e tutti quanti i servizi Google proprio su questa Umbernic RG353V. Sapete benissimo, come da recensione, che nella parte Android della console il Play Store non è incluso, e questa era anche una delle mie critiche ad Umbernic, perché altre console comunque già ce l'hanno e anche aggiornato. Occorreranno dei file da scaricare, sono stati sul mio computer, e occorrerà una micro SD da formattare in FAT32, come vedremo. Dunque procuratevene una anche di dimensioni non eccessive, perché i file davvero non occupano tantissimo spazio. Comunque ci servirà per poter installare gli APK, gli installabili dunque delle app Android, qui proprio sulla console. Detto questo amici, se il video vi sarà piaciuto, ve lo chiedo già adesso perché per me è una grande forma di sostegno, lasciate un like, mi supporterà, mi aiuterà qui su YouTube a crescere, per me è fondamentale. Voi in fondo usufruite di un contenuto gratuito, ma che a me è costata davvero tantissima fatica. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, se vi fa piacere anche avere contenuti come questi. Se volete supportatemi, potrete abbonarvi al canale, donazione tramite PayPal, non cerco soldi, ma se volete che provi console per voi, ecco, questa per me è una grande forma di supporto. Vi dico ragazzi che c'è la chat Telegram di supporto, sempre linkata qui sotto in descrizione, così per qualsiasi problema di natura tecnica potremo discuterne lì. Vi ricordo anche che la console la trovate non solo linkata qui sotto in descrizione, ma trovate anche lei in sconto spesso e volentieri sul mio canale Telegram di offerte e codici sconto, link anche di questo sotto in descrizione, oppure cercate chiocciola Jutek su Telegram e troverete il canale, soprattutto ricco di offerte proprio perché si sta avvicinando il Natale. Ok ragazzi, non mi dilungo oltre, andiamo a vedere il tutto, spostiamoci sul banco e installiamo il Play Store per poterci giocare con app Android, poter installare anche altre applicazioni, Instagram, i social, eccetera. Non so a cosa vi servirà, però lo potremo fare. La prima operazione da dover effettuare è quella di scaricare il Google Play Store e i servizi ad esso annessi dal mio sito web in formato APK, proprio per poterli installare successivamente nella versione Android della console in questione. Scorrete qui sul mio sito web e arrivate fin giù dove dice download, ci cliccate sopra e attendete che si apra la classica schermata di macOS oppure di Windows. Vedete Play Store Umbernic RG353P V, quindi va bene per queste console, ma vedremo anche per altre. Allora andatelo a salvare sulla vostra scrivania, io già l'ho fatto, e vi ritroverete con un file zip in questa maniera: Play Store, Umbernic, eccetera. Adesso dobbiamo estrarre il contenuto. Io utilizzo il software BetterZip, voi ne utilizzerete altri, anche quello predefinito di Windows o di macOS, insomma dovete estrarre i file sulla scrivania. Per quanto riguarda me, vado semplicemente ad aprire il pacchetto, seleziono tutti i file e me li trascino sulla scrivania. Ragazzi, adesso questi file andranno copiati all'interno di una micro SD appositamente formattata per farla riconoscere alla nostra console e andarli ad installare singolarmente su di essa. Prima di fare l'operazione vi faccio vedere che il sesto file è un file di testo che contiene un link al suo interno che potremo utilizzare anche sulla console, semplicemente ci occorrerà per certificare l'ID della nostra console, che al momento ancora non c'è. Dovremo sostanzialmente crearlo con il primo file, installare i servizi e poi certificarla, ve lo premetto. Comunque sia, preparate la vostra micro SD e aprite l'utilità di formattazione sia su Windows sia su Mac in base al sistema che avete. Io l'ho già inserita qui all'interno, si chiama Gel OS perché è quella che ho utilizzato precedentemente. Mi posiziono qui, per poterlo fare mi basta semplicemente cliccare sul menu Vista e mostra tutti i dispositivi, altrimenti rischierò che non funziona. Dunque mi posiziono sul contenitore esterno e clicco su Inizializza. Adesso dovrò scegliere il formato FAT32, che su Mac è questo, MS-DOS FAT, e qui vado ad inserire Master Boot Record, altrimenti si rischia che Android non riconosca la nostra schedina. In ogni modo, fatto questo, vado a cliccare sul pulsante di inizializzazione.
Perfetto, operazione completata, vado a cliccare su fine, adesso posso abbassare la mia schermata e vi faccio vedere che la micro SD è stata creata. Semplicemente vado a prendere i file e li trascino all'interno della mia micro SD. File sulla micro SD copiati, adesso spostiamoci sul banco per vedere come procedere sulla console. Una volta predisposta la nostra console, accertiamoci che sia spenta e soprattutto che all'interno degli slot delle micro SD siano state tolte quella di sistema e quella delle ROM, così da poter caricare correttamente il sistema operativo Android che sapete bene, soprattutto qualora aveste seguito la mia procedura con Gel OS, non può essere caricato tramite il tasto FN premuto all'avvio, ma dovrete lasciare appunto vuoto lo slot. In ogni modo, andiamo adesso ad inserire nello slot delle ROM la schedina che abbiamo utilizzato per caricare i file visti all'interno del video e andiamo ad accendere la nostra console. Attendiamo che compaia la scritta, qualora fosse bianca con il logo bianco potremo essere certi che sta caricando Android e non il sistema originale, quindi visibile con il logo rosso. Per questo ecco, state bene attenti a togliere esattamente la micro SD. Console avviata, schermata Android caricata, prima operazione. Andiamo a certificare che la console sia connessa alla rete Wi-Fi. Entriamo nelle impostazioni, a me già connessa. Qualora voi non aveste fatto questa operazione in precedenza, andatevi a connettere alla rete. Swipe dal basso verso l'alto e torniamo alla schermata principale. Nuovamente swipe dal basso verso l'alto, andiamo a aprire adesso l'app File, così da poter andare a vedere i file caricati all'interno della nostra micro SD. Clicchiamo in alto a sinistra, scorriamo e rechiamoci sulla nostra micro SD che io avevo chiamato Untitled, quindi l'avevo lasciata senza titolo. Scorriamo al centro ed ecco qui che troviamo tutti quanti i nostri file. Andiamo come prima cosa ad installare il primo file, cioè il device ID, che ci permetterà di andare a scoprire qual è l'ID del nostro device che dovrà essere registrato nei servizi Google. Terminata l'installazione, apriamo il device ID, diamo ok a qualsiasi messaggio, vediamo che il device ID è stato riconosciuto, ma manca Google Service Framework, quello è fondamentale. Non preoccupatevi, swipe dal basso verso l'alto, andiamo adesso a chiudere questa nostra applicazione e torniamo indietro nella nostra micro SD. Procediamo all'installazione di tutti quanti gli altri file, quindi file numero 2, ci clicco sopra e vado a procedere all'installazione, dando sempre ok a tutti quanti i messaggi che mi compaiono. E così per tutti i file, fino al numero 5. Perfetto, servizi Google installati tutti quanti, cliccate su fine, dovremo procedere alla registrazione del dispositivo per renderlo certificato. Se ricordate, vi avevo fatto copiare un file di testo contenente un link. All'interno troverete appunto l'indirizzo per poter andare a certificare il dispositivo anche da computer o dal browser della console, ma al momento non utilizzeremo questo e faremo un'altra procedura. Torniamo adesso sul desktop, sulla home, avremo l'icona del Play Store, ma anche l'icona del device ID in base alle schermate dove è andato a copiare. Allora apriamo il device ID. Guardate, adesso c'è scritto Android Device ID, Google Service Framework è ancora vuoto. Cosa facciamo in questo caso? Potrebbe capitare di avere già il numero, come potrebbe capitare questa cosa qui. Andiamo indietro, riapriamo adesso le nostre impostazioni, scorriamo fino a trovare app e notifiche. Vedete, viene caricata la lista dei file recenti, Device ID, oppure fate mostra tutte le app, e andate semplicemente a disinstallare il servizio. Completata la disinstallazione, tornate indietro, intanto riceverete dei messaggi che vi diranno che il dispositivo non è certificato, andate nuovamente nell'app File e installate nuovamente il device ID. Terminata l'installazione fate fine, tornate sulla schermata Home e andate a cercare il vostro device ID. Questa volta guardate il numero è comparso all'interno. Tenete premuto su Google Service, lasciate, cliccate su copy così da mantenere in memoria appunto l'ID. Adesso andate in Play Store, cliccate su accedi, verifica delle informazioni ci restituirà sicuramente un errore, tra l'altro stiamo già ricevendo tante notifiche di questo tipo ed ecco schermata di errore, non perdiamoci d'animo, clicchiamo sul link verde qui, diamo nuovamente l'ok per l'apertura del link e attendiamo che venga caricata la pagina di supporto Android. Scorriamo fino a giù,
e rechiamoci dove dice dispositivo non certificato. Clicchiamo per aprire il menu a tendina, scorriamo e clicchiamo su registra il dispositivo. Adesso andiamo ad inserire i dati dell'account Google che utilizzeremo sul Play Store. Account accettato, scorriamo e qui vedete c'è uno spazio vuoto dove andare ad incollare, ecco, quel numero che avevamo copiato precedentemente. Teniamo premuto, clicchiamo su incolla, clicchiamo su non sono un robot e clicchiamo su registrati. Attendiamo, registrazione, ed ecco che il dispositivo è stato registrato correttamente. Fatto questo, swipe dal basso verso l'alto, andiamo giù. Prima di aprire il Play Store andiamo a riavviare la nostra console. Console riavviata perfettamente, andiamo ad aprire adesso il Play Store, intanto riceviamo ancora i messaggi di errore, clicchiamo su accedi e riceveremo nuovamente il messaggio di errore. Questa operazione è fondamentale perché adesso andiamo ad abbassare il tutto, altrimenti potremo avere il problema. Entriamo adesso ragazzi nelle impostazioni della console, torniamo nuovamente ad app e notifiche, questa volta selezioniamo Google Play Store. Andiamo giù fino a spazio di archiviazione cache. Svuotiamo la cache del Play Store. Fatto questo, torniamo alla home, riapriamo il Play Store. Clicchiamo su accedi. Questa volta, vedete, la nostra console è stata certificata. Andiamo ad inserire i dati dell'account ed ecco che finalmente il nostro Play Store si sta caricando. Home page del Play Store caricata. Vedrete che vi compariranno tutte quante le classiche app di Play Store. Qui abbiamo i vari giochi installabili, per esempio vado a cliccare su un gioco di questi, clicchiamo per esempio su uno che occupa poco, prendiamo questo e clicchiamo su installa. Attendiamo. Ovviamente ragazzi voi potrete installare anche app come Instagram, Amazon, insomma tutte quelle che avete a disposizione su uno smartphone, ma è chiaro che l'utilità di avere il Play Store è quello di scaricare giochi Android e sfruttare la console appunto del nostro dispositivo, intendo i tasti direzionali e così come i tasti per poter sparare eccetera in base al gioco che avete ovviamente. Backgammon installato, clicco su gioca e guardate, si apre perfettamente il gioco Android qui sulla mia console e potrò sfruttare tutti quanti i tasti qui a disposizione al fine di avere un'esperienza di gioco perfetta. Thank you.